Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Arrivano buone notizie per i fan di Dragon Age, ma naturalmente state tranquilli che non è che ci sono date. Naturalmente qua sotto vi invito come sempre a mettere un pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Però ci sono notizie confortanti che ci fanno naturalmente sperare che il gioco è ancora in sviluppo. Tutto questo perché obiettivamente, dopo il trailer che avevamo visto, hanno visto che in pratica il 2021 sembra un anno buono per infonderci di speranze, perché obiettivamente ci stanno dando tante notizie che faranno tanti giochi e quindi anche Bioware ha deciso naturalmente di dire la sua, nel senso, è vero che stiamo andando a rilento con Dragon Age 4, ma lo stiamo facendo, state tranquilli. Tutto questo perché di recente è comparso un Twitter perché in pratica stanno vendendo un libro che racconta i 25 anni di storia di sviluppo di giochi di Behavior. E in questo libro sono comparse alcune notizie per ciò che riguarda Dragon Age 4. Sono naturalmente indicazioni soprattutto riguardanti l'ambientazione. E naturalmente, se ci danno indicazioni ben precise su un prossimo Dragon Age 4 e sull'ambientazione, è normale che a questo punto ci fanno ben sperare, che vuol dire che il progetto è in atto, Behavior e Electronic Arts, quindi si stanno applicando a realizzare questo nuovo Dragon Age. Anche se vi dico la verità, io non so, perlomeno per quelli che mi seguono, che fan siete di Dragon Age. Dal mio punto di vista, per esempio, è stato un gioco abbastanza tormentato. In che senso? Nel senso che il primo non l'ho giocato, Origins non sono riuscito praticamente a giocarlo. Il secondo non l'ho completato, l'ho giocato a metà, mentre invece Dragon Age Inquisition me ne sono completamente innamorato. Ma torniamo a noi, perché poi a questo punto dobbiamo parlare dell'ambientazione. Dragon Age 4 sarà ambientato nell'Impero Tuentri, una delle principali nazioni di Fedas, soprannominata anche la Terra della Magia del Sangue. In pratica questa terra sarà martoriata, secondo dalla leggenda, dai barbari del sud. Ma tra l'altro, secondo sempre questo libro, ci fanno naturalmente bene sperare che molto probabilmente non sarà soltanto questa l'unica ambientazione, ma ci saranno, secondo il nuovo GDR Fantasy di Behavior, Dragon Age 4, ci saranno anche ulteriori ambientazioni. Tutto questo naturalmente sono notizie ufficiali perché si trovano proprio all'interno di questo libro. E tra l'altro, se non ricordo male, già quando fu annunciato nel 2019 una collana di libri fantasy in relazione a Dragon Age, già lì ne uscì uno che si chiamava 20 Orc Knights, quindi vuol dire che già avevano qualche idea. Del resto, il gioco lo stanno preparando, penso dal 2018, quindi molto probabilmente sarà attuabile sicuramente sulle next gen. E chissà se a questo punto uscirà anche sulle old gen. Scrivete sotto nei commenti che cosa ne pensate. Di solito io credo che tutto questo dipenderà da in che arco di tempo riusciranno a realizzare il gioco. Però obiettivamente, visto che abbiamo visto in questi ultimi anni veramente ben poco, visto che ultimamente molte si stanno buttando avanti, come si vuol dire, per dire oh, i giochi li stiamo facendo, non ve le dimenticate, sembra quasi una tecnica per non far abbandonare il fan del sogno dell'uscita del gioco. Più che altro non spostare l'attenzione, nel senso lo stiamo comunque realizzando piano piano, ma lo stiamo realizzando, perché generalmente quando succede così poi il gioco comunque lo fanno sempre ed è difficile che poi mollino, però non lo sappiamo. Speriamo naturalmente di ricevere una buona notizia almeno per il 2022. Ci vediamo al prossimo video. Bye.